madre, che succede? Ti senti male? No, sto bene. Il Dio di Abramo ci salverà, ne sono sicuro. Tieni, hai bisogno di bere. Prendine un po' anche tu, figlia mia. Oggi non hai bevuto neanche una goccia d'acqua. Di questo passo perderai le forze. Non preoccuparti per me. Io sono un uomo. Alzati in piedi, prendi per mano Ismaele e continua il tuo cammino. Se andrete al di là delle dune, presto troverete la salvezza. Ma Ismaele è stremato, non può continuare il cammino. Ormai non si regge più in piedi. Va, il Dio di Abramo è anche il vostro Dio, Agar. E suo volere è che Ismaele viva. È volontà del Signore che un grande popolo discenda da lui. Alzati, figlio mio. Coraggio, alzati. Svegliati, Ismaele. Madre. Oh, mamma. Guarda. Forse ha trovato qualcosa. Vieni. Dobbiamo andare ora. Vivere. Sì, figlia mia. Il figlio di Abramo, Ismaele, viaggiò fino a raggiungere il deserto di Paran, dove prese moglie e diede origine alla stirpe degli Ismaeliti. Figlio di Abramo, Ismaele, viaggiò fino a raggiungere il deserto di Paran, dove prese moglie e diede origine alla stirpe degli Ismaeliti, un forte popolo del deserto. Secondo la leggenda, da questo popolo discesero gli arabi. Il Dio di Abramo ha mantenuto fede alla sua promessa, figlio mio. Sì. E il Dio di Abramo è anche il nostro Dio.